Lei, insomma, ci ha lasciato un po' nei giorni scorsi con le sue dichiarazioni. Io non ci dormo la notte, professore, perché mi rendo conto che stiamo di nuovo affrontando qualcosa che non avremmo mai pensato, una seconda ondata così violenta. Però lei ci ha detto che ci sarà una terza ondata che arriverà. Può spiegare No, meglio e chiarire meglio? Perché assolutamente, lei ha anche assolutamente. detto che i nonni non dovranno stare con i nipoti a Natale. È chiaro che il prossimo Natale non sarà un Natale liberi tutti, perché non dobbiamo fare come quest'estate, un Natale più sobrio, dove ovviamente dovremo stare particolarmente attenti alle nostre persone più care, ai nostri nonni, alle persone che hanno, come dire, purtroppo qualche acciacco e per loro sappiamo che questa malattia non è affatto una passeggiata. Quindi una grande attenzione in un senso positivo, perché è ovvio che le persone più sole, anziane, da sole, oltretutto si deprimono, perdono la voglia di vivere e quant'altro. Quindi bisogna però gestire nel modo più corretto possibile questa situazione. Quindi lavoriamo bene ora per poter in qualche modo gestire, io spero meglio, quello che sarà il periodo natalizio, anche se non ci dovrà essere la movida sfrenata, per dire così. No, la movida assolutamente no.